E adesso cominciamo con la prima canzone scelta dalla nostra ospite Elisabetta Rasì, alla quale, come tutti gli altri ospiti di Letture Metropolitane Live, ho chiesto di scegliere due brani. E ovviamente devo anche chiedere perché ha scelto questo brano, che adesso ci andiamo a sentire, che è Nuttate Sentimento. Prima mi dica perché, poi ce lo ascoltiamo. Ah, molto semplice, perché questo è uno dei brani le cui parole sono riportate nelle Regole del Fuoco da una delle due ragazze all'altra, che non poteva dirgli i propri sentimenti perché è un libro ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. La ragazza napoletana scrive, sta in un ospedale da campo della guerra, c'è la censura militare, non si possono dire le cose come stanno. Allora, l'espediente trovato da questa ragazza lontana è di trascrivere delle parole di alcune canzoni napoletane dell'epoca, no? Stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale, del 1917. Allora, ovviamente ho fatto scegliere alla mia protagonista delle canzoni particolarmente belle, non solo musicalmente, ma anche con delle parole molto belle che si adattavano a quello che lei voleva dire. Una di queste è Nuttate Sentimento. Ce l'ascoltiamo allora nella versione di Roberto Murolo. Che notte, che luna, che mare, sta nottata sentimenta non è fatta per dormire. Rientriamo in diretta a Letture Metropolitane Live. Abbiamo ascoltato la prima scelta musicale di Elisabetta Rasì, che è Nuttata e Sentimento, riferito al libro Le Regole del Fuoco, ma in realtà io ho trovato un piccolo riferimento non proprio a questa canzone, ma alla musica napoletana in generale, che mi è piaciuto molto nel libro, di cui uno dei due libri di cui parleremo oggi, che è appunto Una famiglia in pezzi, che insieme alle Regole del Fuoco saranno, diciamo, protagonisti di questo incontro. E in particolare Una famiglia in pezzi, che è la storia poi della sua famiglia, che ha avuto, diciamo, varie peregrinazioni, c'è un momento in cui dice che nella famiglia vigeva la regola del buon umore e che la malinconia era, diciamo, relegata alle vecchie canzoni napoletane e al pianoforte di Chopin. E devo dire che poi questa napoletanità, insomma, rientra in maniera forte e mi sembrava, diciamo, un collegamento bello con questa canzone, sì, sicuramente. E io direi, andiamo in ordine cronologico e cominciamo parlando un pochino delle Regole del Fuoco, poi ci spostiamo su Una famiglia in pezzi. Eugenio. Benissimo, sì, anche se ci sono dei minimi comuni denominatori tra i due libri, per esempio la fotografia, di cui magari parleremo. Le Regole del Fuoco è un libro dalla scrittura raffinatissima, bellissima, perché ci offre veramente un esempio di quel realismo in cui tu davvero credi che quelle parole le abbiano dette, le abbiano scritte i personaggi. Non vedi la scrittrice, tu vedi... Faccio solo un esempio, no? Il libro a un certo punto inizia dicendo sangue, soltanto sangue, sangue e sangue, ancora maledetto sangue. Dopo un po', dopo qualche pagina, la stessa infermiera riprende con un'altra parola che non è sangue, ma riutilizza questa stessa costruzione sintattica, no? Quindi si crea davvero, c'è uno studio di quella che è la sintassi del personaggio, vorrei dire. Ecco, è la storia d'amore, di dolore, di nostalgia, di ricerca di identità, probabilmente, prima di tutto, di due donne, Eugenia da una parte, ma la voce narrante principale è Alba Rosa, chiamiamola così, anche se cambia nome, cambia nome più volte. Ecco, queste due donne si sono conosciute appunto sul fronte, loro erano in un ospedale e hanno visto davvero la sofferenza, no, dei nostri soldati in quella che è stata probabilmente per noi italiani
la guerra più sanguinosa, soprattutto per i nostri soldati in trincea, no? Anche la seconda. Anche la seconda, però bisogna dire che per i nostri soldati in trincea è stata un'esperienza orribile. E ci sono stati moltissimi morti e loro, ecco, questo rapporto anche con la morte continua, no? E però in mezzo a questo riusciva a nascere l'amore, un po' come dice la canzone di Battiato: mi sento una stranezza d'amore anche se fuori c'è la guerra. Certo. Ecco, e spesso Alba Rosa parla della sua Caporetto, no? E c'è quindi una differenza proprio tra questo, tra esterno e interno, cioè la sua Caporetto è sempre di solito un sentimento di dolore, di perdita, che va al di là della guerra, come dire, si resta umani anche in guerra. Sì, questo, diciamo, prima di tutto è la storia dell'incontro, la storia di un incontro. Più ancora che la storia di un amore, direi che è proprio la storia di un incontro. Sono due ragazze, non ancora ventenni, una, quella che poi è la voce narrante, si chiama Maria Rosa Radice, una ragazza napoletana di buona famiglia, che ha una buona famiglia così opprimente, così claustrofobica, che l'unica possibilità ha, siamo nel 1917 appunto, per scappare da questa famiglia è la guerra. E guardate che io non mi sono inventata questa cosa, nel senso che per scrivere questo libro mi sono molto documentata, non solo sui libri di storia, ma anche sui diari di guerra di queste infermiere volontarie. Uso il termine infermiere volontarie perché Croce Rossina ha una connotazione un po' smielata che io non amo. Infatti ho molto sofferto quando è uscito questo libro dei titoli che dicevano l'amore fra due Croce Rossine. Anche se anche l'amore fra due Croce Rossine un po' mi stava bene, perché in un certo senso questo libro è un po' la risposta al libro meraviglioso, peraltro, al grande capolavoro di Ernest Hemingway, Addio alle armi, dove l'amore è convenzionalmente fra un bel tenente e una bella Croce Rossina, la quale peraltro fa una pessima fine, la bella Croce Rossina. Allora io volevo un po', come dire, cambiare le carte in tavola, volevo un po' rovesciare anzi le carte sul tavolo da gioco letterario e dare una soggettività a queste ragazze che spesso, per tornare all'inizio del discorso, andavano in guerra proprio perché, come dice una voce del libro, volevano vedere il mondo da un angolo diverso da quello del salotto di casa. Non solo per questo, molte all'inizio sono ragazze di buona famiglia in genere che vanno perché sono legate agli alti gradi dell'esercito, ma poi cominciano, la guerra dura molto di più del previsto, cominciano ad andare maestre, cominciano ad andare donne di casa, perché vogliono fare anche loro qualcosa. Comunque in tutti i casi c'è una ricerca di soggettività femminile. Qui torno al mio libro. In realtà questa Maria Rosa va alla guerra, diciamo così, semplicemente per sottrarsi a un destino femminile che sembra immutabile da generazioni e generazioni: nonne, bisnonne, trisnonne, mamme, tutte si devono sposare, diventare donne di casa, mettere al mondo dei figli. Non c'è alternativa nel suo mondo. Lei trova un'alternativa, diciamo, paradossale, andando a fare l'infermiera in guerra. Che succede? Che arriva lì, siccome non ha nessuna motivazione che non sia quella della fuga, non sa fare niente, e il mondo che trova, appunto, è sangue, ancora sangue, maledetto sangue, il desiderio di scappare. Incontra per un gioco del destino una ragazza che dorme nella stessa cameretta squinternata che gli viene assegnata, che è l'opposto esatto di lei. Tanto Maria Rosa è bella, aristocratica, abituata a essere servita, tanto l'altra è una ragazza della piccola borghesia, figlia di un veterinario della zona di Como, che è arrivata lì molto, molto, con un'ambizione molto precisa. Lei vuol diventare medico ed è possibile perché proprio in quegli anni, tra il 10 e il 20, ci sono delle facoltà che aprono alle donne, facoltà di medicina che aprono alle donne, però il padre, benché sia un socialista progressista, ha detto: ma ce la farai, non ti metterai paura quando vedrai un ferito moribondo.
Allora, la guerra, questo ospedale di guerra, per lei è una prova per dimostrare che ce la fa a fare il medico. Un domani ce la farà a fare il medico. Si incontra con Maria Rosa e cosa succede? Che all'inizio si detestano perché tanto Maria Rosa non sa fare niente, tanto quell'altra sa fare tutto, non è mai stanca, è coraggiosa, non ha paura di niente. Da questa diversità, e ci tengo a dire questo, da questa diversità nasce il loro rapporto, che è sì un rapporto d'amore, ma è soprattutto un rapporto di conquista della propria fisionomia interiore, della propria identità interiore, perché non c'è identità senza l'incontro con un altro, non c'è identità se noi non ci incontriamo e anche non ci scontriamo con qualcuno che è diverso da noi, uomo, donna, animale, mondo naturale, bambino, ecco, noi dobbiamo sempre incontrare un altro per riuscire a capire chi siamo noi o per diventare noi. Ecco, cosa è quello che succede a Maria Rosa nella mia storia. Benissimo. Fare il dottore è un lavoro strano per una donna. Non oggi, i tempi sono cambiati. Per le donne i tempi non cambiano mai. Dice, allora io chiedo a Elisabetta Rasì, che è autrice tra gli altri libri, insomma anche della prima estasi, che è stata considerata una meditazione romanzesca sulla figura di Teresa di Lisieux, ma ha lavorato moltissimo sulla lingua e sulle storie delle donne, La lingua della nutrice, un libro che prendeva in considerazione le varie forme anche di espressione delle donne, poi un famoso libro, insomma, che è Le donne della letteratura, che ha girato molto nelle scuole, che è un percorso, un'esplorazione proprio sullo studio delle forme al femminile, Memorie di una lettrice notturna, Ritratti di signora. Ecco, è così effettivamente questo percorso che Eugenia e Alba Rosa, Maria Rosa hanno fatto, è ancora così difficile? Ma dunque, lei naturalmente ha citato solo dei libri, diciamo dei miei saggi sull'espressione, sulla scrittura femminile. Io naturalmente mi sono occupata di donne anche nella fiction, no? E Le regole del fuoco è un libro di fiction, cioè, assolutamente di fiction. Ma sì, secondo me il percorso ha ancora delle grandi difficoltà, basta leggere le cronache quotidiane e vediamo che difficoltà dal posto di lavoro alla vita familiare, le difficoltà non finiscono. Secondo me un modo per affrontare queste difficoltà è proprio ricordare la storia. Allora, questo libro è vero che è un libro, apparentemente dovrebbe essere un romanzo storico, che è una definizione che a me non piace tantissimo, perché intanto purtroppo la guerra che qui viene raccontata in maniera molto brutale, io ho desunto questa descrizione anch'essa dai diari delle infermiere, una descrizione molto brutale della guerra c'è, cioè, in questo libro, perché in un ospedale di guerra si vede quello che la guerra è, cioè non c'è l'eroismo, non c'è l'epica, ci sono i corpi maciullati, ci sono quello che produce la guerra, però l'odore purtroppo molto anche gli odori del corpo, gli odori delle cure, però purtroppo secondo me quegli ospedali che io descrivo, avendoli desunti dalle descrizioni realistiche degli ospedali, non sono tanto diversi dagli ospedali che ci sono oggi in Siria, che ci sono oggi nei luoghi dove si combatte. Cioè, la guerra purtroppo ha un'attualità che non finisce mai, perché cambiano le motivazioni, cambiano le armi, però poi stringi, che cosa produce la guerra? Beh, produce questa cosa che loro raccontano e che ci raccontano oggi le cronache da questi mondi dove la guerra c'è. Ecco, però è anche vero che in questi mondi dove la guerra c'è, misteriosamente, comunque, l'umano riesce ancora a esprimersi in qualche modo, no? Questa storia è come l'umano proprio, è veramente, le descrizioni, lo dico, me l'hanno anche detto, dice, certo, sono molto brutali, sì, sono molto brutali, sono molto vere, però come se l'umano si facesse strada, no? Ma si fa strada non solo con l'amore tra le due ragazze, ma si fa strada nelle passeggiate che fanno, nel senso che vanno a vedere il tramonto sul fiume quando non ci sono i bombardamenti, sempre quando non ci sono i bombardamenti vanno nei campi sbruciacchiati a cogliere dei rami per
fare dei rudimentali bouquet da mettere o nella corsia o nella loro stanza. Cioè l'umano, poi non so, l'umano si fa strada anche per esempio nelle lettere che loro aiutano a scrivere ai soldati che sono rimasti mutilati, perché diciamo i morti e le sofferenze ci sono state tantissime anche nella seconda guerra mondiale. Nella prima guerra mondiale, ecco, la cosa che forse la caratterizza è questo orrore del fatto che fosse una guerra per metà primitiva e per metà tecnologica, no? Perché c'erano questi mezzi cruenti, i bombardamenti, le cannonate, ma però poi questi feriti restavano sul campo, addirittura in questo ospedale arrivavano su delle barelle fatte con le frasche, no? I mezzi di cura cominciavano a essere tecnologici, ma ancora non lo erano. Eppure in mezzo a tutto questo però c'era il soldato senza mani che voleva scrivere alla fidanzata, per farvi capire la differenza fra le due ragazze, no? Allora, cioè, una delle cose che devono fare le infermiere, che devono fare di tutto, dalle pulizie al cambio dei letti dei malati, ad assistere alle amputazioni, a assistere i moribondi, di tutto, una delle cose che devono fare era scrivere lettere. Allora c'era questo povero milite meridionale che aveva perso le mani, vuole scrivere alla fidanzata e incarica Eugenia di scrivere: cioè, se tu, bella mia, ti vuoi risposare, mi vuoi lasciare, io lo capisco, sappi che ti amerò sempre di passione ardente. E Eugenia, che era una ragazza del nord tutta per benino, non vuole scrivere di passione ardente, vuole scrivere di eterna devozione. No, dice: signori, voglio scrivere proprio di passione ardente. Ma no, eterna devozione è migliore, una formulazione. E quello si intigna. Allora arriva Maria Rosa, che in 448 scrive di passione ardente, perché lei proprio è l'incarnazione della passione ardente. Ecco, per dire però che la vita trova, se no l'umanità si sarebbe estinta, no? Io, di fronte al pessimismo, peraltro giustificatissimo da tante cose che ci vediamo intorno, penso sempre che ci deve essere una fiamma che comunque continua ad ardere, perché se no l'umanità si sarebbe estinta, perché di guerra in genocidio, di genocidio in guerra ne sono successe di tutti i colori, ma c'è sempre questa fiamma che in questo caso è incarnata da Maria Rosa, che poi verrà ribattezzata dalla sua amica Alba Rosa, proprio perché c'è anche l'alba, no? Malgrado i fumi della guerra, c'è anche l'alba. Sì, da questo punto di vista sono molto belle anche le piccole, diciamo, i piccoli momenti quasi di ingenuità infantile che hanno queste due ragazze, no? Che magari quando c'è il momento dei bombardamenti, che devono correre di sotto a nascondersi, lo fanno ridendo, ridendo, poi si spegne la candela, allora ridono perché si è spenta, allora c'è una delle altre infermiere che si addormenta in piedi, poggiata a un muro perché giustamente nel mezzo della notte è stata svegliata, quindi diciamo che c'è tutto un mondo che ci permette di vedere la luce anche dove non servirebbe, a proposito delle candele che si spengono, no? Dove non sembrerebbe che ci siano riferimenti. E devo dire che appunto ci sono dei collegamenti anche con una famiglia in pezzi, non tanto per la storia, quanto forse un pochino all'inizio per questo discorso che dicevamo della famiglia opprimente e della, diciamo in generale della famiglia che in qualche modo ha una ricaduta grossa sulle decisioni, e poi secondo me soprattutto sulle figure femminili, cioè sul fatto che io penso, per una persona che ha avuto a che fare con queste reali figure femminili, parlare di donne è praticamente una cosa, non dico naturale, però insomma una sorta di bisogno, perché anch'io, se avessi avuto una zia Clementina o una bisnonna Evelina come le racconta in Una famiglia a pezzi, probabilmente avrei cercato di approfondire questo mondo. E Una famiglia in pezzi è praticamente la storia della famiglia della signora Rasì e paterna. Ed è un viaggio contemporaneamente, cioè il viaggio per cercare queste radici, anche se poi il cercare le radici sembra una cosa che va di moda, no? Dice anche nel libro. In realtà, infatti, la prima domanda che le volevo fare era proprio come lei ha vissuto questa ricerca di radici e soprattutto perché a un certo punto ha deciso di fare questo. Ma è stato veramente casuale, come racconto nel libro, nel senso che intanto io avevo una famiglia, ecco, che proprio non direi che fosse opprimente, perché era una famiglia così squinternata, dove veramente l'eredità principale che mi è stata, anzi no, non principale, l'unica, perché eredità materiali proprio non ce ne sono state, l'unica eredità che mi è stata lasciata, però è un'eredità importante, cioè
era un grande senso di libertà, un grande anticonformismo anche nelle figure femminili e poi un po' di ironia nel guardare il mondo, no? Appunto, come diceva lei all'inizio, loro si sforzavano di non perdere il buon umore, in realtà poi lo perdevano anche perché la vita era molto complicata, però poi delegavano alle canzoni non solo la tristezza, ma delegavano un po' tutti i sentimenti, cioè tu, ognuno di loro aveva una loro canzone per esprimersi, però era una famiglia davvero molto particolare, intanto perché era una famiglia cosmopolita, perché come racconto, mio nonno era nato a Salonicco, la nonna invece era napoletana, poi mio nonno era andato a vivere in Francia, mio padre e mia zia l'avevano seguito, insomma c'era una confusione di lingue, di culture molto forte, la cultura greca, la cultura napoletana, la cultura francese che era molto importante, la cultura inglese, quindi era un grande miscuglio. E poi appunto erano persone che cambiavano città con la stessa facilità con cui io vado al cambio supermercato, ecco. Quindi la ricerca delle radici, perché la ricerca delle radici? Ma perché in realtà io sono nata, che era finita la Seconda Guerra Mondiale da un pezzetto, tutta la mia infanzia si svolge negli anni 50 a Napoli, che era una città fortemente provata dalla guerra, no? Era una città che era stata bombardata prima dagli alleati e poi dai tedeschi, no? Perché quando c'era stata la liberazione, cioè, quando l'Italia, dopo l'8 settembre, l'Italia non era più con i tedeschi ma era con gli alleati, insomma, quindi ha avuto il doppio bombardamento, è una città molto provata dalla guerra, poi c'è stata l'arrivo della Sesta Flotta, insomma una città che la guerra l'aveva vissuta e stravissuta, però forse proprio per questo vigeva l'idea che bisognava non pensare al passato e cercare di andare avanti. Questo faceva sì che del passato non si parlava mai, se non in maniera un po' favolistica, no? Allora, questo mio nonno era morto poco dopo la mia nascita, era morto nel 52, però c'era questo nonno bellissimo che era nato a Salonicco, che però aveva vissuto qua e là e poi era morto a Parigi perché era andato a vivere a Parigi, non si capiva niente. E poi dicevano che era un po' turco, un po' greco, eccetera. L'altra mia nonna, che aveva un cognome spagnolo, era così pronipote dei viceri, insomma raccontavano tutte cose molto favolistiche e io non, poi c'era questa bellissima zia Clementina che parlava un pessimo italiano, io non capivo assolutamente niente, loro in casa parlavano francese per non farmi capire quello che dicevano degli affari di famiglia. Dopodiché io però sono andata via da Napoli verso i 10 anni con mia madre che si è separata da mio padre, la vita romana è stata tutt'altro. Poi io, naturalmente, diventando prima adolescente, poi ragazza, poi adulta, a tutto ho pensato fuorché alle radici, anche perché io appartengo alla generazione del 68, quindi veramente proprio se c'era una cosa a cui non si pensava a quell'epoca erano le famiglie e le radici, anzi c'era una sorta di antifamilismo molto forsennato, ognuno di noi faceva finta di non avere niente alle spalle, no? E così io sono cresciuta, diventata adulta. Dopodiché, cosa è successo? È successo che a un certo punto sono morti tutti, non c'era più nessuno, ed è c'è stato questo strano evento che io racconto quasi all'inizio di Una famiglia in pezzi, che una volta all'inizio del nuovo secolo stavo a Marsiglia per un convegno sui libri, finisco di parlare di non so quale argomento, scendo dal palco, avevo l'aereo non molto tempo dopo, scendo dal palco, arriva una coppia di signori e intanto io mi paralizzo perché erano signori sconosciuti, però lui era nello stesso tempo, proprio come il perturbante freudiano, uno sconosciuto che conoscevo. Gli occhi, no? Gli occhi, aveva degli occhi che erano proprio gli occhi di famiglia. Questo signore mi dice in una maniera anche piuttosto brusca, dice: noi non siamo qui né per il convegno né per i libri di cui non ci importa niente, noi siamo qui per, né per i libri di cui avete parlato di cui non ci importa niente, noi siamo qui perché ci chiamiamo come lei. Perché lei si chiama Rasì? Una domanda strana, io comincio a balbettare, dico: ma io mi chiamo Rasì, cioè non è un nome italiano, perché lei si chiama Rasì? Ma dico: mio nonno veramente è nato a Salonicco. Ah, anche mio padre è nato a Salonicco. Ah, dico: ma mio padre, questo era un signore molto più grande di me,
più o meno della generazione di mio padre, forse qualche anno in meno, ma diciamo a livello cronologico di quella generazione. Dico, ah, dico, mio padre, dico, però è nato a Napoli. Ah, io sono nato a Londra e vivo a Marsiglia. Quindi ho capito che era una città di... Dico, mio nonno veniva da una famiglia, credo, di gente che si occupava di barche, ma anche mio padre, anche mio nonno, insomma, ho capito che eravamo parenti. Insomma, lui, abbiamo entrambi capito che eravamo parenti. E allora lui mi ha detto, ah, ma non abbiamo la storia della nostra famiglia, lei che è giovane, la deve cercare, io ormai sono vecchio. Dico, ah, ma sì, ha ragione, è vero, anch'io non so perché questi hanno cambiato città, non ne so niente. Tra l'altro anche l'accento del cognome o sbaglio? L'accento sì. Del cognome poi si dice alla francese, in realtà non c'è motivo. Allora io, passa un po' di tempo, vado a un invito dell'ambasciata greca, non so, sempre per una cosa letteraria, parlo con l'addetto culturale, dico, ma dico, io sono mezza greca perché mio nonno è nato a Salonicco. Ah, dico, sai, dico, io bisogna che vado a Salonicco perché ormai non c'è più nessuno, io devo capire questa famiglia. Ma è... No, faccio, vabbè, poi un'altra storia simile per Napoli. Allora questo attaché dice, ma tu potresti fare un'inchiesta su Salonicco, sai, una città che sta avendo una nuova giovinezza. Dico, ah, molto volentieri. Insomma, detto fatto, io ti trovo tutta una serie di riferimenti, se tu vai a Salonicco puoi fare un reportage. Io a quell'epoca collaboravo col Corriere della Sera e c'era il magazine, quello che esce il giovedì, il venerdì. Propongo un reportage su Salonicco che era diventata importante perché era il momento dei Balcani, Salonicco aspirava a essere la nuova capitale sul mare dei Balcani. Vado a fare questo reportage, contemporaneamente faccio un reportage sulla città, ma anche un'inchiesta sulla mia famiglia. E lì scopro che questi Rasin non erano affatto greci o turchi, come dicevano. Cioè, nella loro epoca Salonicco era una città dell'impero musulmano, per cui era una città turca, diventa greca dopo, circa negli anni 20 diventa greca, attorno agli anni 20. Ma quando ancora mio nonno, insomma, intorno arriva, va via da Salonicco, era una città turca, per cui lì si spiega la cosa turca che non c'entrava niente con la mia famiglia. Ma scopro che se la mia bisnonna, cioè la mamma di mio nonno, la nonna Cleopatra, era veramente greca, suo marito, il signor Rasì, non era greco per niente, era inglese. Allora c'è stata una scena comica perché sono stata un sacco di tempo al Museo della Storia Macedone con il giovane direttore, che era un giovane storico, a cercare questi Rasì. Lui disperato a un certo punto ha preso l'elenco del telefono, ha cominciato a telefonare. Poi gli è venuta, dice, ma come si chiamava? Dico, ma mio nonno si chiamava Enrico, ma Enrico, e sua sorella Clementina, ma allora non erano greci, erano inglesi. Si è messo al computer, è andato sui British Archives e ha trovato immediatamente le tracce di questa famiglia. A quel punto io mi sono appassionato, ho continuato a cercare e ho ricostruito un po' tutto attraverso i British Archives. Praticamente poi questa storia viaggia soprattutto, diciamo, in due città fondamentali, che sono Salonicco e Napoli. Salonicco, città dai rami spezzati, mi è piaciuto. Bellissima, molto, sì. Perché sì. Ovviamente tanti popoli, tante storie che vengono bruscamente interrotte. Si vede veramente, anche come Elisabetta Rasì descrive Salonicco, no? Cioè queste, anche come la speculazione che c'è stata dopo, l'incendio, queste ville Liberty che c'erano lì bellissime, che adesso se uno va non trova nulla, ecco. Beh, non è vero che non trova nulla, deve fare una ricerca, in realtà è una bellissima città anche adesso, però è un po' una specie di caccia al tesoro, ci sono dei tesori meravigliosi, delle chiese bizantine bellissime, sì. E poi ci sono le rovine romane, perché Salonicco ha avuto uno strano destino, è stata sempre una seconda città rispetto a Bisanzio, seconda città rispetto ad Atene, però è stata sempre una città importantissima, e lì finiva la via Ignazia, cominciata dai Romani, che praticamente partiva da Roma, arrivava a Brindisi, da Brindisi c'era il mare in mezzo, però poi ricominciava e attraversava la Grecia, non so che cosa, la Macedonia, e finiva a Salonicco. Quindi era sempre stata una città importante. Ci sono le rovine romane, ci sono le rovine greche, ci sono le rovine bizantine, ci sono le rovine Liberty, però città di rovine perché ne succedevano di tutti i colori, anche perché
confluivano popolazioni continuamente diverse e fino praticamente alla seconda guerra mondiale, perché poi lì il colpo di grazia lo dà l'occupazione nazista che distrugge tutto questo multiculturalismo. Era una città molto multiculturale, cioè per esempio oggi si parla tanto di multiculturalismo. Salonicco fino alla seconda guerra, direi, o forse un po' prima, era assolutamente una città multiculturale. C'erano tutti i popoli della balcanici, diciamo, poi c'erano le comunità inglesi, le comunità francesi, una fortissima comunità ebraica, comunità spagnole, che convivevano, c'erano degli italiani anche, convivevano in assoluta armonia, ognuno, no, in assoluta armonia è eccessivo, convivevano. Poi c'erano ogni tanto dei conflitti terribili, però la città cresceva malgrado questi conflitti. Tant'è che ai tempi dei miei nonni, bisnonni e trisnonni, che erano inglesi, andati lì proprio perché era una città molto fiorente, il trisnonno faceva l'acting consul per l'Inghilterra, che però l'acting consul non si occupava tanto di cose diplomatiche quanto di proteggere i commerci, tant'è vero che poi i suoi discendenti hanno cominciato un commercio marittimo, erano dei piccoli armatori, neanche tanto piccoli, del Golfo di Salonicco. E lì ho trovato tutte le lettere che davano, anche delle lettere molto buffe, cioè il mio a questo punto bisnonno, il papà di mio nonno e suo fratello scrivono, mi pare, all'ambasciatore, al Bali, cioè al governatore, dicendo, per protestare che davanti alla loro società di navigazione c'era la mondezza non raccolta, no? Perché poi i popoli cambiano, ma i problemi, cioè la mondezza è un problema fondamentale nella vita di una comunità, e c'è una lettera indignata dicendo che andassero a raccogliere la mondezza davanti alla cosa. E questa è un po' la storia di Salonicco, che poi ha avuto tante vicende ed è la prima parte del libro, perché poi partono perché a Salonicco comincia la rivolta dei giovani turchi, ci sono mille cose, il bisnonno muore, siccome loro erano inglesi vanno in un protettorato inglese, cioè a Cipro. La sorella del nonno sposa un commerciante che si occupa di importazione, decidono che Napoli è una città simile a Salonicco e comincia la storia napoletana. Io vorrei chiederle un paio di cose. Allora, innanzitutto, quali tra queste figure della sua famiglia ci vuole raccontare, perché secondo me sono molto affascinanti, però innanzitutto se le dico io le svilisco, andrebbero lette, però per poter un pochino, diciamo, anticipare qualcosa vorrei che ce ne raccontasse una. E poi la seconda, così poi non me lo faccio più domande, è sui gatti. Cioè, questa cosa, questi gatti, che lei ci ha scritto anche un libro, sono queste figure che ogni tanto risbucano fuori in questi libri, e a me ha molto incuriosito. Vorrei sapere per quale motivo il gatto ha così importanza. Beh, perché il gatto per noi è sempre stato una persona di famiglia, cioè nella nostra famiglia c'è sempre stata la presenza dei gatti. Erano, poi per chi vive con gli animali lo sa meglio di me, gli animali smettono di essere animali, diventano un po' delle creature di casa, no? Delle figure familiari. E quindi c'è stata questa eredità di gatti. Però io, che fosse un'eredità lontana, anche qui l'ho scoperto dopo, perché pure per Napoli è successa una cosa strana. Perché anche la storia napoletana era un po' confusa, benché io avessi vissuto buona parte della mia infanzia napoletana a stretto contatto non solo con la mia nonna, ma anche con la mia bisnonna, la famosa nonnina, nonna Evelina, che è vissuta fino a 100 anni ed era nata nel 1860 e qualche cosa. Quindi era una figura molto, molto, diciamo, ho avuto veramente il privilegio di vivere con la storia. Ecco, questa forse è la mia passione anche per cose ambientate nella storia. È che per me ha fatto veramente parte della mia vita questa contiguità storica. Allora, lì è successo un fatto strano, che dopo l'uscita di Posillipo, in cui io raccontavo una storia, che era un libro un po' di autofiction, per metà fiction, per metà invece ambientato, per metà autobiografico, diciamo, mi ha scritto qualche anno dopo, forse quando è uscita l'edizione economica,
una mia lontana cugina che a quel punto viveva a Taranto e mi ha mandato tutte fotocopie fotografiche di altre fotografie antiche con un albero genealogico. Poi io la sono andata a trovare a Taranto e insieme a lei ho ricostruito questa storia di famiglia e in particolare ho ricostruito la storia di questa nonna Evelina, che era una figura che io avevo amato moltissimo, avendola conosciuta vecchissima, quasi centenaria. Lei aveva sempre una gatta sulle ginocchia e poi stava sempre con un ricamo oppure con un libro, anche se era mezza cieca. Questa è bellissima, ecco, come teneva sempre il libro. Così, teneva il libro quasi all'altezza degli occhi, oppure questo ricamo che non finiva mai. Dice, no? È bellissimo, dice che ricamava quasi col ricamava naso. Ricamava col naso perché lo teneva qui il ricamo. Però questo ricamo era come la tela di Penelope, perché io non l'ho mai visto finito il ricamo. Ed era una donna molto strana che riceveva, ma soprattutto faceva questa vita così statica, perché si era rotta il femore, allora non si aggiustavano tanto facilmente i femori. Però c'era una sera alla settimana, il giovedì direi, in cui venivano degli altri centenari come lei e giocavano a poker. Questa specie di contrasto tra... Ah, poi lei vestiva come se l'Ottocento non fosse mai finito. Aveva sempre un bellissimo vestito nero lungo e poi una camicia bianca immacolata con delle ruche e con quei colli, no? Non so come si chiamano, quei colli fino al mento, con una gorgiera, una specie di gorgiera di merletto, e queste sue lunghe mani tutta bianca, perché ovviamente non è che andava fuori, quindi era bianchissima con questa gorgiera bianca, questa pettorina bianca, poi vestita di nero, elegantissima, però sempre lì in poltrona da agucchiare o a leggere questi libri per signorini oppure dei libri di devozione, perché è una donna devota. Però il giovedì sera si alzava, andava al tavolo da poker e giocava a poker fino alle ore piccole con questi centenari come lei che arrivavano ognuno col suo bastoncino. Quindi, però io nulla sapevo della sua storia, sapevo che era vedova da un'infinità di tempo. E poi c'era una cosa strana, che arrivavano delle persone che erano delle cugine, c'erano delle parentele che non mi spiegavo, che dicevano, che chiamavano nonna Evelina mamma, non lo so, dicevano delle cose strane, cioè non mi tornava, i conti familiari non ci capivo niente. Invece poi ho ricostruito la storia di Evelina, che è una storia veramente appassionante, perché questa nonna Evelina leggeva sempre i romanzi di Delli e me li prestava, che erano proprio romanzi per signorine, rosa, un po' incredibili, ma la sua storia sembrava uscita proprio da questo che mi ha molto colpito, perché lei era una donna, diciamo, rimasta nubile fino a tarda età che per adesso, oggi fa ridere, perché tarda età allora erano i 28 anni, 27 anni, no? E aveva una sorella che invece era bellissima, si era sposata con un uomo che aveva un passato tempestoso. No, non aveva una sorella, aveva una zia, ecco perché è complicatissimo, una zia che si era sposata con questo uomo dal passato tempestoso, un ufficiale di cavalleria, mentre il papà di questo uomo era stato addirittura il guardasigilli dell'ultimo re Borbone, poi era dovuto scappare in Francia. Il figlio era andato a fare l'ufficiale di cavalleria a Pinerolo, aveva fatto un duello, aveva ucciso un suo superiore perché era l'amante della moglie, eccetera. Viene a Napoli, si innamora di questa bellissima ragazza che era la zia di questa mia nonna Evelina. Che succede? Succede che questa ragazza muore lasciando due orfane e il papà di nonna Evelina, lei nonna Evelina andava sempre a giocare con queste cuginette, una sera di temporale, questa era leggenda familiare, non la manda a prendere dal cocchiere, in modo che la notte passata a casa dello zio la comprometta, lo zio si è obbligato a sposarsela, tanto più che si occupava amorevolmente delle cuginette di cui era più grande, sì. Era una cugina, leggete, perché non sì, mi ricordo, sì, sì. È talmente complicato che non me lo ricordo più. L'ho complesso ma piacevolissimo da leggere. Insomma, una storia veramente da romanzo sentimentale, sì, avventuroso.
e vengo a scoprire questa storia. Però la cosa fantastica era che questa nulla trapelava dal volto di questa anziana signora, cioè tutta questa storia, questo marito che era proprio un Don Giovanni pazzesco, che lei deve aver amato moltissimo, no? Era un uomo molto bello, perché io ho costruito questo libro molto sulle fotografie che ho ritrovato. Per questi pezzi sono un po' anche i negativi, se sì, vogliamo, sono anche, no? Sì, i negativi che di queste fotografie. E c'è tutta una storia che quando mia madre lasciò mio padre e venimmo a Roma, lei mise, non si sa perché, dei negativi in una busta, pensando poi di farli sviluppare. Non li fece mai sviluppare. E io da bambina mi guardavo questi negativi come uno guarda, non so, uno strano film in bianco e nero, no? Ed erano un po' i fantasmi perduti, perché poi fu una separazione molto violenta all'epoca. E quindi io interruppi, diciamo, poi tutto questo libro nasce in realtà da un dolore e da una perdita, no? Nel senso che poi io l'ho perduta un po' questa famiglia, quando poi anni dopo l'ho ritrovata era tutta un'altra storia, no? E quindi evidentemente con l'avanzare dell'età, con tutte queste strane cose che mi sono arrivate, mi è venuta una gran voglia di farla rivivere, con la verità vera che è una ricerca delle radici, ma non è una ricerca delle radici perché ci tenevo a fare l'albero genealogico che voi che trovate, c'è. Ma l'albero genealogico c'è perché la mia editora mi ha detto: senti, però non per favore faccia, e c'aveva ragione, perché io stesso mi ingarbuglio, no? Vero. E però non era che io volevo fare l'albero genealogico, volevo semplicemente far rivivere questo mondo che ho amato moltissimo e che poi ho perduto. E come sempre la perdita è molto dolorosa, però se uno la sa un po' interrogare, la sa accettare, la sa elaborare, poi ci dà anche qualche cosa. Allora, grazie mille Elisabetta Rasì, io concluderei questo momento con lei chiedendole la seconda scelta musicale, il perché, sto parlando di I Can Give You Anything But Love di Louis Armstrong. Beh, questa era una canzone che amava molto mia madre non c'è tanto in questo libro, però era una figura romantica che un po' amava, un po' era attratta, era affascinata da questa famiglia, un po' la detestava perché mia madre era comunista, aveva un'idea del lavoro, della andare avanti, del proletario, della giustizia sociale. Questi erano, come si dice a Napoli, degli simpaticissimi scombinati, no? Molto spiritosi, molto allegri, ma veramente un po' legati a un mondo di ieri. Per cui mia madre aveva poi, ecco, era una donna romantica che da un lato era comunista, dall'altro era una grande lettrice, si identificava con delle eroine romantiche, e questa canzone, I Can't Give You Anything But Love, vuol dire non ti posso dare nient'altro che l'amore. E effettivamente mia madre mi ha lasciato una straordinaria eredità d'amore, quindi è proprio una canzone che lei cantava sempre e che me la ricordo. Bene, allora ce l'ascoltiamo insieme. Grazie mille Elisabetta Rasì. Grazie a tutti voi, grazie a voi, grazie, che mi avete invitato alla libreria e alle persone qui presenti. In questi grazie. Bellissimi libri. Ci ascoltiamo la canzone e poi sentiamo i consigli di Silvia, la libraia dell'altra città, che ha seguito un tema che le ho proposto, che è quello proprio dei libri che raccontano storie familiari, e vediamo cosa ci consiglia dopo Luisa.